o marborio murapte, o marbora, o marborio murapte, sigarette, signor sigarette, su. Venite da Carlotta, tabaccara di notta. Ma ne rinda sacca sigaretta a bocca, su, o marborio murato, marborio. Carlo, ma come fai perché è così forte? Ah, lo sapevi, ah, lo sapevi, lo sapevi però, e allora spirito è ricco. Voglio, mettete una gatta in culo, faccia scia la cor, e dici che tiene un tigre nel motore, puzza passa nuoia, su! O marborio murato, o marborio, ah, signori miei, che brutta vita. Che brutta vita tutte le notti con il freddo, col gelo, con l'acqua, già sta a mezza pipa, ci fa scia la campata. E la nottata è longa assai. Lo so, voi mi potreste dire, ma Carlotta, ma perché non le vendi la mattina le sigarette? Non lo posso fare, chi ne voglio mi sfotto, ma tiri nei cuppi alla rete. Perché come si dice, ogni bellezza sfiora. E io sono poco spabbanato, la verità, eh? Figuratevi che io sono privo di uscire di casa, che appena sono gasciuto d'indovica, sa forma, una giorno mi voglio un cielo che mi sfotta a tempo di musica. E mi fa, Carlotta, Carlotta, la te figura ricotta, Carlotta, Carlotta, ma paro cuore l'Antoniana di Bologna e ci casse lui. Che pulito fa. È proprio brutta la sorte in un ricchione vecchia. Diventa presso a poco come un gabinetto, sì, difatti. La gente che non tiene niente che fare mi domanda spesso. Ci senti, Carlotta? Ma tu sei un uomo, sei una femmina o sei un cesso? Ma con chi ve la volete pigliare? Con chi ve la volete pigliare? È il destino. È il mio destino è quello di vendere le sigarette di notte che devo fare. Sì. Ehi, però la vita di notte è interessantissima. Dovete sapere che io ho la bancarella alla ferrovia. E a una certa ora si riunisce le meglio mariule, meglio imbrugliune, meglio truffature per fare i piani della nottata. Sì, li sentite che dicono, ui Totò, vatta fa una mezza dozzina di macchine, però mi raccomando, prendi solamente radio e gomme di scorta. Totò, tu invece fai il palo, fai il palo, mi raccomando. Mi dovete credere, mi pare tale e quale la riunione del Consiglio dei Ministri. Poi arriva la polizia. Non trova nessuno, e allora arresta le compagnelle mie, sì, perché dici che sono a travestire e che offendono la morale pubblica. Uè, ma questa storia deve finire, perché pure noi dobbiamo essere tutelati, perché pure noi contribuiamo al benessere del paese. A me mi fanno ridere questa gente, perché io rido quando li sento, ha ha ha, questi qua che dicono, questi femminelli, questi travestiti, noi li mettiamo in faccia a un muro, in faccia a un palo e poi una mitragliatrice, ta 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 ta, tutti morti. E che ragionamento dei cazzi, scusa. Ma io starri a parlare fino a dimano. Quanta cosa tengo a dicere. Ma proprio stasera non lo so. Ci mi sento. Mi sento che mi girano un po' a casa. Perché aggiungono pochi sbandamenti. Chissà, forse un po' che. Ma forse è meglio che vado a casa, sì. Ma faccio una camomilla, metto lì e te meglio, sì. Faccio una camomilla, bella spirì. E scendo a lavorare domani, sì, faccio così, sì, sì. C'è Chignola! No, c'è Chignola, un'amica mia, sta un po' qui là, sì. Sì, senti, fammi una cortesia, dammi uno sguardo a Bancarelli, io scendo a lavorare domani perché non mi sento tanto buono, sì, sento un po' che fritto in culo, proprio i brividi, dammi uno sguardo a Bancarelli, ci vediamo domani, tu che dici? State zitto ancora, non stasera, nata voi, tu li hai forniti, ma quale rivoluzione, tu li hai forniti, tu ci fai in galera, vuoi forniti o no? C'è Chignò, te l'ho detto pure l'altra sera, prima o poi qualcuno verrà e ci darà una mano pure a noi. Non ti preoccupare, c'ha da sta uno che tenono poche corbi, c'ha da sta. O arbora, o arborio murato, o arbora sigarette, venite da Carlotta, da Baccara di Notte.